Ecco, io prima di dare la parola al dottor Nicolini, inviterei la regia a mandare il prossimo video, così sgombriamo anche il campo da questo, abbiamo più tempo poi per analizzare quelli che sono i fatti, quella che è la prova scientifica di quello che realmente è accaduto in quel residence a Rimini. Dal 10 al 13 febbraio, Pantani trascorre le sue giornate rinchiuso nella stanza del residence, senza uscire mai. Ordina dei leggerissimi pasti per pranzo e cena, quasi sempre pizza e Coca-Cola, un omeletto al prosciutto e formaggio la sera del 13. Prende regolarmente i suoi farmaci e consuma cocaina. Un paradosso. Da un lato si cura, dall'altro si fa del male. Apparentemente sembra tutto normale, tutto rientra nei suoi canoni di vita. Fino alle 10:30-11 del 14 febbraio, quando, nella camera di 5, accade qualcosa che nessuno è mai riuscito a svelare. Qualcosa che ha spaventato il pirata. Dalla sua stanza chiama per due volte la reception. La prima volta dice che ci sono persone che lo disturbano, ma quando l'addetta sale e bussa alla porta, lui non risponde. 25-30 minuti dopo, però, Pantani richiama per chiedere aiuto. «Ci sono persone che mi danno fastidio», dice. «Chiamate i carabinieri». L'impiegata, secondo quanto ha raccontato, gli chiede se si sente male, ma lui avrebbe risposto con tono garbato: chiami i carabinieri, altrimenti lasci perdere, è la stessa cosa. Marco era contro le medicine, Marco se aveva mal di testa, ma io sono uguale, io finché non mi striscio lì non le prendo, perché diceva sempre fanno bene da una parte e fanno meno dall'altra. Lui addirittura, quando gli hanno tolto il ferro nella gamba, nelle ossa, non ha avuto neanche l'anestesia. Perché lui diceva che dopo, quando gli facevano gli esami per il ciclismo così, aveva paura che il risultato era positivo. Lui si è mangiato un piatto di pasta asciutta quando è uscito dalla sala operatoria. Sì. Dunque, non ci credo nel fatto, e lui di medicine ne aveva una marea. Aveva un sacchetto addirittura. Questo, dunque, un sacchetto che gli aveva portato lei a Milano, ha detto. Io, mi sembra molto strano che lui parta da Milano con le medicine, e se li porta dietro qua, no. Sul corpo del povero Marco non ci sono segni di ferite che possano confermare che fosse lui l'autore della devastazione, anch'essa, per la verità, assai strana. Gli oggetti scaraventati, infatti, più che gettati con violenza, sembravano essere appoggiati con cura e delicatezza, quasi a non volerli danneggiare. Uno specchio ancora intatto con sopra una sedia e una pentola, anch'essi appoggiati con delicatezza. Il lavabo, divelto ma ancora integro. Dirotto, come assicura l'avvocato De Rensis, c'era solo un manico di scopa sbattuto violentemente contro qualcosa o qualcuno, forse contro proprio lo stesso Pantani. Tra le numerose stranezze ci sono poi le impronte digitali mai rilevate. Per quale motivo? Una dimenticanza? Ci si può scordare, o peggio ancora, si può sorvolare su qualcosa come le impronte digitali che da sole potrebbero svelare l'arcano e dare risposte ben più certe di quelle ottenute con le ipotesi trasformatesi in certezza degli investigatori? Sorvolare su un indizio come questo, che sarebbe potuto essere prova schiacciante, è una leggerezza che non ammette attenuanti. Per di più, se si trovano sul collo del corridore, su quello di una bottiglia imbrattata di polvere bianca, che potrebbe essere stata usata per far ingoiare la cocaina infilata in bocca a Pantani con la forza. E che dire del sangue presente sul pavimento, quanto il contenuto di una tazzina da caffè, come aveva assicurato Fortuny al giornalista francese Philippe Brunel, che nessuno ha pensato di analizzare. Insomma, tutto rientrerebbe nella norma, esattamente come l'esclusione dell'omicidio. Si è preferito credere alle testimonianze degli addetti alla reception, questa è la posizione ufficiale, i quali non avrebbero visto entrare nessuno nel residence. Peccato che alle stanze si potesse accedere direttamente anche dal garage e che tutti erano a conoscenza di quella possibilità e che lo stesso Fortuny qualche tempo dopo dirà: morire di cocaina inalandola è quasi impossibile, e che invece è possibile uccidere una persona se gli cacciano la cocaina nella bocca, lo costringono a bere dell'acqua e il gioco è fatto, dirà proprio a Philippe Brunel nel libro edito da Rizzoli, Gli ultimi giorni di Marco Pantani. L'inchiesta alla fine condurrà sul banco degli imputati due spacciatori, Fabio Miradossa e Ciro Veneguso, reo confessi rispettivamente di avere venduto e recapitato 20 grammi di cocaina al pirata la sera del 9 febbraio, i quali hanno patteggiato la pena e sono stati condannati per essere responsabili della morte di Pantani,
avvenuta come conseguenza di altro reato, a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a 19.000 euro di multa e al risarcimento pari a 300.000 euro in favore dei familiari del pirata. Fabio Carlino, titolare di un'agenzia di ragazze immagine, accusato di aver collaborato alla fornitura della droga, verrà condannato in primo e secondo grado a 7 anni e mezzo, ma poi prosciolto in Cassazione, mentre Elina Corovina sarà prosciolta in primo grado. Ecco, qui siamo arrivati già al Residence Le Rose, ma io, Massimiliano, vorrei partire da quella che è stata la squalifica di Marco dopo Madonna di Campiglio, no, accusato di aver fatto uso di sostanze dopanti, di fatto. Ecco, tu hai fatto un'analisi sulle ultime 15 gare di Marco, cioè non sulle ultime due, sulle ultime 15 gare di Marco Pantani. Ecco, ci vuoi spiegare cosa è emerso dalla tua analisi scientifica e vuoi spiegare anche il metodo, che diciamo subito che non può esserci errore? Allora, partiamo da questo presupposto, che tutto può essere interpretabile tranne la fisica e la matematica. E in un'attività come il ciclismo è tutto fatto di formule fisiche e matematiche. E allora noi siamo partiti da questo presupposto, ma quello per il quale lo hanno accusato a Madonna di Campiglio poteva essere vero? E non abbiamo fatto altro che prendere tutti i filmati delle gare dal 94 fino al momento di Madonna di Campiglio, le ultime 15. Abbiamo, diciamo, ridefinito attraverso dei programmi che noi utilizziamo in laboratorio per il miglioramento dell'immagine, che quindi da quelle vecchie immagini con i vecchi sistemi sono diventate quasi ad una risoluzione quasi attuale di oggi, e quindi i particolari si vedono molto bene. Abbiamo costruito un algoritmo che si chiamano algoritmi OPM sulla persona di Marco Pantani, e abbiamo questo algoritmo segue tutti i movimenti della persona, abbiamo variato la tipologia di bicicletta, il peso, eccetera, eccetera, ed è uscito il risultato di tutte queste 15 comparazioni, e sono diverse ore di elaborazione di dati, è uscito che la modalità di movimento del corpo, fisicamente e matematicamente, era la stessa. Questo nell'ottica del calcolo matematico e della fisica, quindi anche della potenza che lui utilizzava nello spingere i pedali, nel muoversi, determinate smorfie del viso, eccetera, eccetera, ha fatto sì che l'elaborazione della formula, quindi dell'algoritmo che noi abbiamo sviluppato, dice non c'è variazione dal punto di vista di questi parametri nelle ultime 15 gare, che vuol dire un bel lasso di tempo. Okay? E questo secondo me è il primo punto che dovrebbe essere ripreso per dire non era quello che è successo a Madonna di Campiglio, era una messa in scena. Quindi è assolutamente impossibile che io possa, tra virgolette, se sono dopato, devo avere un miglioramento delle prestazioni. Okay? Questo lo spiega la scienza, non lo spiega l'interpretazione del poliziotto, della scientifica o del PM. Questo lo spiega la scienza con cui noi viviamo tutti i giorni, con la quale respiriamo. Quindi, 15 gare, il comportamento e l'analisi di tutti i movimenti è lo stesso. Che cosa significa? Significa che Marco Pantani non ha mai assunto sostanze dopanti. E questo è ineccepibile. Qualsiasi tecnico con le moderne tecnologie può rifare queste elaborazioni, può rifare lo stesso procedimento che abbiamo fatto noi, con filmati che sono filmati forniti, tra virgolette, dalle reti nazionali pubbliche, quindi non è che li abbiamo girati noi qui l'altro giorno. E quindi filmati a disposizione di chiunque, e a questo punto l'analisi non lascia dubbio. Il risultato è sostanzialmente invariato nelle ultime 15 gare. Scusami un secondo per capire, anche per far capire ai nostri telespettatori. Che tipo di lavoro è fatto su questi video? Praticamente i video sono stati presi, sono stati, diciamo, migliorati nella loro risoluzione, quindi portati ad una risoluzione, tra virgolette, quasi attuale. E poi sul corpo di Marco Pantani sono stati messi dei marcatori digitali, uno su ogni articolazione. Questi marcatori, con gli algoritmi che vengono chiamati YOLOF 7, che è una categoria particolare di OPM, permettono di calcolare tutte le forze in campo anche in un soggetto registrato.
E questi movimenti, spesso e volentieri, magari si vedono in qualche rappresentazione, questi punti che si muovono su scheletrini, dove faccio i movimenti vengono riprodotti. Al contrario, questi elementi servono per calcolare, in base all'altezza, in base alle specifiche del territorio, perché poi è stato fatto un lavoro anche estremamente importante su tutta la morfologia delle gare che abbiamo rianalizzato. Perché spingere i pedali su una salita ha un tot joule di potenza, spingerli in un piano ne ha un altro tipo. Perdonami, scusami, ma mi interessa capire e far capire. Cioè, questa analisi è stata fatta sia sulla mentre Marco era in bici e spingeva il pedale in pianura, in salita, cioè nei vari dislivelli. Sì, sono 86 ore di video che sono stati presi, rielaborati, diciamo migliorati nella qualità d'immagine, e su tutte le figure sono stati inseriti questi marcatori, anche delle espressioni del viso. Quindi quando io riprendo il viso ho la marcatura e quindi vedo l'espressione, la fatica, il rilassamento. Vengono utilizzati anche in esperimenti di neuroscienze per capire lo stato d'animo delle persone. In questo caso noi in fondazione abbiamo anche un dipartimento delle neuroscienze e anche con i colleghi è, tra virgolette, all'unanimità il parere è che il soggetto ha mantenuto un comportamento uguale nelle ultime 15 gare. Quindi di fatto è impossibile che fosse dopato nel momento in cui gli hanno fatto questa valutazione. E questa è una prova estremamente scientifica, perché è fatta su protocolli che sono validati anche dall'Istituto Superiore di Sanità, che vengono utilizzati normalmente negli ospedali per le prove di verifica, nei dipartimenti di neuroscienze, ce ne sono a Roma molti ed anche eccellenti, e quindi può essere, tra virgolette, fatta da chiunque. Non è che noi abbiamo la scatola magica, no, sono protocolli aperti che vengono applicati e quindi possono essere utilizzati da chiunque per dire vabbè, io non credo a quello che dicono loro, lo rifaccio io. Il risultato non cambierà. Uno più uno, che lo fai tu, che lo fa la signora Tonina o i colleghi qua di fronte, fa sempre due. Posso girarlo, posso mettere l'uno prima e l'uno dopo, prendere l'altro uno, è sempre uno più uno. La proprietà commutativa dell'addizione non cambia, il risultato è sempre quello. Ed è talmente banale che sembra assurdo tutto quello che abbiamo visto che è stato fatto. Che secondo noi è una elaborazione di grande fantasia con un obiettivo molto preciso. Perché se qualcuno di questi signori che ha fatto le indagini viene e ci dice che Newton ha sbagliato, la fisica è sbagliata, le regole della matematica sono sbagliate, che Archimede capiva poco, allora noi rivalutiamo tutto, ci mancherebbe altro. Ma siccome è da 2000 anni che il mondo funziona in quel modo, che una mela da una pianta cade se la metto lì, le regole della fisica quelle sono e quelle non possono cambiare. Che cosa ci permette di fare la tecnologia oggi attuale degli algoritmi, chiamiamoli di intelligenza artificiale? Ci permette di elaborare queste informazioni in tempi molto ristretti. Tempo fa ci sarebbero serviti giorni o forse mesi di elaborazione, adesso in diverse ore di elaborazione arrivano questi risultati e arriva la possibilità di analizzare, di rifare, di rivedere. Noi abbiamo riprodotto per 618 volte queste 80 ore di riprese. E il risultato era sempre quello. Abbiamo fatto delle modificazioni dei marcatori, spostandolo magari leggermente, eccetera, eccetera. Il risultato è sempre quella. La potenza applicata e il risultato degli schemi matematici applicati dicono che l'atleta è rimasto nella medesima condizione nelle ultime 15 gare, che non sono poche, Appunto. Sono tante 15 gare. Non sono poche. Quindi, Massimiliano, affermiamo con certezza che Marco Pantani, sottolineiamo questa cosa, a Madonna di Campiglio era assolutamente pulito. Era assolutamente pulito. Tra l'altro io voglio ricordare che poi Marco Pantani, quando rientrò da Madonna di Campiglio, non è che si è andato a casa e si è messo sul letto a piangere. La prima cosa che ha fatto è andato in una struttura pubblica a Imola, ha rifatto le analisi che gli hanno fatto a Madonna di Campiglio e il risultato pulitissimo, Marco. Eppure, insomma, questa cosa è andata avanti, Mario. Sconcertante sotto il profilo positivo quello che ha detto l'amico Massimiliano. Se Marco Pantani come corridore il giorno di Madonna di Campiglio non era dopato, c'è un elemento
in più per poter capire cosa sia successo quel giorno. Perché fino a che non capiremo cosa sia successo quel giorno e il perché, navigheremo sempre in alto mare. Andremo sempre a livello di ipotesi. Le ipotesi sono tutte valide fino a che non si ha una prova contraria. Beh, cioè, questa comincia a essere una prima certezza. No, questa non è un'ipotesi. Questa è una prima certezza. Io non ho detto che questa è un'ipotesi. Intanto abbiamo una prima certezza, poi vedremo anche le altre. Avendo fatto il liceo scientifico, non posso che concordare con il nostro ospite. Cioè, le regole della fisica e della matematica sono quelle. Come diceva Totò, è la somma che fa il totale. D'accordo? Quindi il fatto che in 15 gare lo sforzo, sempre che non abbia capito male, di Pantani in salita, in pianura, in semisalita, i movimenti sono sempre quelli, compreso Madonna di Campiglio, ribadisco, c'è qualcosa che non ha funzionato nelle analisi. C'è qualcosa di cui bisogna comprendere il perché sia successo questo, ma soprattutto il per come. Poi il perché e il per come lo vediamo anche in tutti quelli che sono stati gli avvenimenti successivi, no? Da quando lui è arrivato. Ma vede anche quanto sono andati a farci gli esami quella mattina, erano in anticipo. E praticamente c'era anche Jemene Hash, che è dopo è morto. Jemene Hash era cos'è, il capo della federazione, non so io. Quando è uscito dall'albergo, il suo autista ha detto che si è messo a piangere e ha detto il ciclismo è finito qui. Dopo un mese, poco più, l'hanno trovato morto in un crepaccio di ghiaccio. Non so. Bene, e purtroppo il tempo a disposizione per questa prima puntata si è esaurito. Io voglio ricordare ai telespettatori che ci sarà una seconda puntata su Marco Pantani, dove analizzeremo tutta la scena del crimine, dalla caduta di Marco, le ferite, gli oggetti trovati per terra rotti, qualcuno adagiato, perché poi... Se un televisore si sbatte per terra, si rompe. Non penso si sia rotto solo il mio, che mi è caduto da 30 centimetri. Penso che si rompano anche gli altri. Invece, sono degli oggetti che sono stati trovati integri. Però io posso parlare? Un secondo. Allora, il bagno che hanno fatto vedere non è lo stesso bagno che ho visto io. Esatto. Comunque... La prossima puntata analizzeremo tutte queste cose sempre in compagnia del dottor Nicolini e degli altri ospiti, perché avremo sempre gli stessi ospiti, e analizzeremo tutta quella che è la scena del crimine, dalla caduta, dalle ferite sul corpo di Marco, alla polvere bianca trovata in giro, alla macchia di sangue che appare e scompare. Insomma, ci sono tante cose con le quali che analizzeremo assieme al dottor Nicolini, e proveremo per l'ennesima volta che Marco Pantani è stato assassinato. Bene, allora, prima dei saluti, ringrazio intanto Tonina Pantani. Grazie Tonina di essere stata con noi. Ci vediamo anche nella prossima puntata. Grazie. Ringrazio naturalmente il dottor Nicolini. Io vado grazie un po' di corsa. Ringrazio l'avvocato Mario Cappalonga e naturalmente il criminologo, grazie, Marco Valerignani. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito. Mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre su Marco Pantani, sempre in mia compagnia, sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.